Ciao a tutti, Golf Project, Alessandro Pizzi, siamo arrivati al drill del pitch e per voi mi è venuto in mente un bellissimo drill simpatico per tutti quelli che durante l'attraversamento della palla con il loro sand o il loro pitch richiudono troppo la faccia del bastone e questo cosa provoca? Colpi con il pitch troppo tesi, non fanno spin, vanno a sinistra, insomma inconsistenti. Vi munite di un bellissimo pennarello e prendete la vostra faccia del sand. Cosa dovete fare? Dovete disegnare una bellissima faccettina, i due occhi, il naso e un bello smile qua così, perfetto. Eccola qua, la faccia del bastone. Cosa serve questo drill? Questo drill serve per non richiudere la faccia del bastone. Come si usa? Prendiamo una bella palla, la faccia del bastone, quindi lo smile che è disegnato sulla faccia, deve puntare verso l'alto nel backswing, ma la cosa importante è che dopo l'impatto la faccia disegnata sulla faccia del bastone guarda voi, come potete vedere guarda noi. L'errore è questo, che guarda a sinistra, ok? Quindi faccio un paio di swing di prova, mi metto in posizione, backswing, e guardate la mia faccia che punta a me. Ottimo drill per tutti voi che scucchiaiate un po' la palla, che chiudete troppo la faccia del bastone. Quindi mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, se non avete Facebook guardate il nostro canale YouTube, basta che scrivete Golf Project e ci trovate. Lasciate commenti, provate questo drill. Ciao a tutti da Golf Club Castello di Tolcinasco, Alessandro Pizzi, Golf Project.